Domenica 20 ottobre 2024, the day after, il giorno dopo, a Villaggio Miano, siamo venuti a dare un'occhiata. Dopo la grande alluvione di ieri, partiamo da questo canale di scolo. Ma l'acqua siamo sicuri che scorra agevolmente, eppure qui sembra otturato. Adesso ci faremo una passeggiata lungo questo canalone per capire se l'acqua scorre o meno libera. Qui, in questo esatto punto, siamo a 77 metri sopra il livello del mare. A giudicare da come le piante siano piegate, evidentemente il flusso dell'acqua era enorme rispetto al canale di scolo. Arrivato alla fine del tragitto del canalone, però mi accorgo di una cosa particolare. A un certo punto queste sponde di cemento finiscono e l'acqua si ingrotta, ma si ingrotta che è vistosamente più alta. Come fa l'acqua ad andare via se lo scolo è più alto? Probabilmente le sponde di cemento di cui vi parlavo sono queste, messe qui da parte. Ed ecco qui esattamente quello che vi dico. Se guardate, cercando di non buttarmi in acqua, il canale, non so se dal video si riesce se si vede bene, ma l'acqua è più alta, scusate, il canale è più alto rispetto a quello che entra da fuori. Vorrei cercare di capire poi com'è la situazione là dentro. Purtroppo però non si vede nulla. C'è la botola, che è pulita, per cui probabilmente manutenzionata da poco. Ma se questo poco sia stato fatto ieri, questo io non ve lo so dire. Sicuramente è molto recente. Una cosa è certa, bisogna fare in modo che questo canale di scolo deve essere fatto in modo tale da poter contenere l'acqua e farla defluire, altrimenti il problema che gli amici che abitano a Villaggio Miano hanno non lo risolveranno mai, ovvero che gli si allagano le strade. Siamo invece nella via parallela. Sicuramente in base ai rifiuti che sono su questa grada, l'acqua non ha potuto defluire correttamente. Ah, è sufficiente? Evidentemente perché per non andare via l'acqua, evidentemente. O c'è qualche ostruzione che non fa defluire l'acqua correttamente. Il problema è, come potete vedere, c'è scritto via Monti Rei. Vedete il livello dell'acqua? È esattamente dove sono cadute le mattonelle, un po' più in alto, per cui l'acqua arriva esattamente sotto la scritta Monti Rei.
Questa è acqua di ieri. E capite bene il danno. Quindi tutte queste case sono state di fatto allagate. Alcuni residenti mi hanno mandato dei video, si sono trovati a dover spazzare acqua. Come risolvere la problematica? La problematica va risolta affrontandola con delle soluzioni che permettono di rilanciare l'acqua piovana. Non è mai stato fatto nulla del genere. I fondi del PNRR sono stati persi, perché non mi risulta che nulla sia stato fatto a tal fine con i soldi. Peccato.